Benvenuti eroi alla buonanotte da eroe, perché il clima è proprio quello della buonanotte. Pierluca, ciao, benvenuto tra noi. Ciao Jasmine, un saluto a tutti. È un super piacere averti qui. Ho già oggi, stamattina, postato qualcosa sui social a tuo riguardo per preparare i nostri viewer a riceverti, ad accoglierti con un abbraccio, nella consapevolezza che sei arrivato come un eroe che ha compiuto il suo viaggio dell'eroe, archetipico, ma allo stesso tempo estremamente reale. Tra l'altro, il tuo è stato un viaggio molto particolare, adesso lo racconteremo, e io riprendo proprio quello che ho scritto su di te per presentarti, affinché anche coloro i quali non avessero avuto il modo di accedere alle pagine social varie, sia mie che tue, possano sapere di che cosa parleremo durante questa speciale puntata di Buonanotte. Allora, Pierluca, tu sei un eroe dei nostri giorni, sicuramente. Fai l'infermiere e lavori al pronto soccorso Covid-19 dell'ospedale di Lodi. Stanotte ci parlerai di come, abbracciando la vita in tutte le sue sfumature, sia possibile comunque trarne il meglio, bontà, bellezza, forza per andare avanti. Ripeto con molto piacere questo piccolo aforisma contenuto in Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, che diceva, anzi ha messo in bocca alla volpe questa battuta che ha fatto il giro del mondo, dice: l'essenziale è invisibile agli occhi. Ecco perché nelle circostanze più incredibili come quelle che hai vissuto tu, allenare la nostra vista spirituale, che non vuol dire appunto essere religiosi, quando io parlo di vista spirituale mi riferisco alla vista non fisica, a vedere al di là della superficie le circostanze, può farci apprezzare quei dettagli che altrimenti passerebbero inosservati. Quindi, quello che ci aspettiamo da te stasera è un insegnamento, è sicuramente una lezione di vita e una lezione molto importante che si riferisce alle parole, al loro potere creativo, al valore che può avere uno sguardo quando il resto del volto è coperto, l'effetto terapeutico di un gesto consapevole, empatico nei confronti di una persona che ha bisogno del nostro aiuto in un momento così importante e delicato. Parleremo sicuramente delle emozioni che sono l'espressione vera di chi noi siamo davvero, di quanto sia importante sviluppare questa qualità, questo valore dell'eroe che è l'empatia nelle relazioni umane, il consapevole uso di parole alte e anche accennerai, e questa è una cosa molto importante, mi riferisco soprattutto a chi di noi in questo periodo vive da solo in casa, o alle persone che si sono ritrovate gioco forza da sole, curate da sole, senza il conforto di una presenza fisica vicina, come può essere quella di un familiare stretto. Ecco, come proprio facendo tesoro di questa solitudine, che almeno in superficie potrebbe essere qualcosa di, invece si trasforma e diventa oro, diventa un'opportunità per scavare in noi stessi, per apprezzare il valore della vita vera. E anche con l'aiuto dei pensieri, l'aiuto delle parole, come tu spieghi in modo fantastico nel tuo libro, che faccio vedere, di cui faccio vedere la copertina, eccolo qui, come si possa attraverso un uso consapevole dei pensieri e delle parole arrivare a accelerare il processo della guarigione, cioè far sì che le parole stesse diventino un effetto placebo. Ora ti lascio tutto lo spazio, Pierluca. Innanzitutto, come infermiere al pronto soccorso del Covid-19, questa tua esperienza cosa ti ha dato? Qual è il valore più importante, il dono più grande che ti ha dato? È una bella domanda. Sinceramente, il dono più grande che mi sono portato dietro è proprio il valore della vita. Cioè, vedere una situazione che per tanti, come tu hai detto, è stata definita non bella, drammatica, e vedere anche tante persone che, ahimè, non hanno avuto la fortuna di tornare a casa da questa situazione, a me personalmente mi ha fatto capire il valore della vita e quanto
spesso nella nostra quotidianità, in quella che noi chiamiamo routine, non siamo portati a dargli valore, cioè quasi fosse scontata. E invece questa situazione, cioè più di ogni altra, perché poi questa situazione, come tu hai detto, è veramente un grosso lavoro spiegarla. Probabilmente ci farò un libro, non lo so, sto meditando. Però la vita è il valore più bello che mi sono portato a casa, cioè il valore. E io in quei giorni, in quei momenti in cui lavoravo lì e in cui in un certo qual modo sono ancora lì, il mantra che mi ripetevo costantemente è: io voglio vivere senza rimpianti e senza rimorsi, cioè vivere veramente attimo per attimo. E questo penso che sia un messaggio, il primo messaggio che voglio condividere con tutti quanti voi questa sera. Mi piace molto il percorso, cioè l'idea che hai dato del viaggio dell'eroe. Ed effettivamente per me, io nella vita faccio l'imprenditore oggi, oltre che l'infermiere. E in quelle settimane calde in cui è scoppiata l'emergenza, io ho veramente sentito la chiamata. Proprio dentro di me ho detto: io in questo momento ci devo essere, in questo momento devo poter fare qualcosa per questo. E credo che questo sia un messaggio che indirettamente, inconsciamente, come lo vogliamo dire, sia arrivato a tante persone. Perché è vero che questa situazione probabilmente ha rotto degli schemi, ha rotto delle situazioni consolidate, ha messo anche delle persone in un momento di difficoltà, in un momento di crisi, ma è altrettanto vero che per tanti, magari non lo sanno ancora, o magari non ci si sono messi a pensare, questa può essere una chiamata a qualcosa di diverso, a qualcosa di importante. Certo è che il consiglio che posso dare è che fino a quando rimaniamo sotto il bombardamento mediatico, giornalistico, o anche delle persone stesse, dove in un certo qual modo veniamo costantemente contaminati con la paura, e la paura, tu hai parlato di emozione, la paura è una di quelle emozioni che comunque attiva quella parte di noi che fondamentalmente o si blocca, o reagisce, o combatte, cioè quella parte di noi che fondamentalmente non pensa, quella parte automatica. E a tutti quanti voi dico: occhio, perché fino a quando rimaniamo risucchiati da questa corrente, sei in una corrente. Cerchiamo invece di farci la nostra corrente, con le nostre energie, con le nostre emozioni. E io credo che, ed è quello che più di ogni altra cosa lì nel pronto soccorso, nel Covid, ho visto, è l'importanza delle piccole cose. Io una delle cose che tra l'altro ho scritto ai colleghi, io molti di loro non ho mai visto il loro volto, perché io sono arrivato nel pieno dell'emergenza e sono andato comunque via, cioè ho terminato l'ultimo turno l'altro giorno. Quello che tanti colleghi non ho mai visto il loro volto. Comunque di ognuno di loro, attraverso quel poco che di loro si riusciva a vedere, cioè gli occhi, ogni turno, ogni momento, arrivava tantissimo. E talvolta davvero bastava uno sguardo, cioè il potere di uno sguardo per capire lo stato d'animo della tua collega, lo stato d'animo del tuo collega, capire cosa il medico voleva darti come indicazione. E la stessa cosa verso le persone. Persone che spesso erano sotto un respiratore, in una condizione, diciamo, in cui non riuscivano a parlare. E anche lì raccogliere la chiamata attraverso lo sguardo era reciprocamente un'iniezione di vita, vitalità. E a queste persone spesso uno sguardo, una carezza, un sorriso ha cambiato anche la giornata. Io ricordo, giusto come messaggio, questo per tutti, perché noi spesso ci focalizziamo sulle cose che non vanno e difficilmente ci focalizziamo sulle cose che vanno. Io mi ricordo una signora che in un certo qual modo voleva gettare la spugna. Mi ricordo che è arrivato il primario e ha consegnato lei una lettera
un disegno della sua nipotina e la signora da lì ha ricominciato a lottare e nel giro di 2 giorni è ritornata a essere in una condizione sicuramente quasi ottimale. Però rispetto a dire mollo tutto, getto la spugna, ha ripreso la vita, ha ripreso la sua vita in mano. E questa è una cosa che, come per tornare a quello che dicevamo all'inizio, il fatto che noi nella routine abbiamo perso questo, è vero. Cioè, l'importanza di un disegno, l'importanza di una parola, l'importanza anche di un tocco. Cioè, noi siamo spesso focalizzati, o meglio, io ho la pretesa di dire eravamo, perché io credo che questa esperienza ci stia cambiando e già ci ha cambiato un po' tutti. Cioè, l'importanza di queste piccole cose, che spesso sono gesti semplici, ma nella loro semplicità hanno una potenza notevole. Cambiano davvero la vita delle persone, cambiano davvero i percorsi di guarigione delle persone, cambiano. Questa, secondo me, è la cosa più importante che voglio passare a tutti quanti voi stasera ed è quello che porto dentro di me. Pierluca, io ti ho conosciuto qualche tempo fa nel nostro percorso di formazione bellissimo e la cosa che mi ha più colpito di te era che quando ci siamo incontrati tu eri già avanti nel tuo percorso di consapevolezza di quale sia effettivamente il potere creativo delle parole. Vedi, questo appuntamento ha lo scopo di divulgare un messaggio. Le nostre parole hanno la capacità, attraverso la vibrazione che sono, perché lo siamo vibrazione, di cambiare un destino, semplicemente perché queste parole condizionano i nostri pensieri, condizionano il gioco forza, quindi anche le convinzioni, e le convinzioni ci dirigono, perché poi entrano in quel pilota automatico cui tu facevi riferimento all'inizio. In che modo, secondo te, quello che hai scritto nel tuo libro, hai raccolto e hai diffuso in modo così bello, professionale, ha avuto effetto nel tuo quotidiano al pronto soccorso Covid? Io sinceramente ho utilizzato tante tecniche, tante parole più che tecniche. Che tecnico fa un po' freddo, sembra quasi sì, una è vero. Allora, se vogliamo, ecco, concentrarci. Io credo che, e ti dico come immagino la mia vita, come la vivo la mia vita e come l'ho vissuta anche lì nel pronto soccorso. Io credo che le parole per me siano come il pennello di un pittore su una tavolozza e le utilizzo perché a mio avviso le parole sono dei simboli, cioè richiamano in ciascuno di noi, le parole richiama esperienze vissute, pezzi di vita. Quindi io cerco proprio di, attraverso le parole, di dipingere su una tavolozza delle immagini e cerco di farle sempre più belle, nel più bel modo possibile. E faccio un esempio pratico. Il priming, cioè quando tu devi annunciare qualcosa a una persona, piuttosto che dire io in questo momento ti farò, ti bucherò, in questo momento io farò qualcosa per te. Cioè, senti come cambia l'energia della parola, io farò qualcosa per te. È la realtà, cioè non stai prendendo in giro una persona. Stai facendo, attraverso le tue parole, stai facendo un effetto placebo, cioè stai creando un priming, cioè la persona si prepara a ricevere qualcosa per sé e non, tra virgolette, a subire qualcosa per sé. Aggiungerei, Pierluca, scusa se ti interrompo un momento, aggiungerei anche un altro fattore molto importante, il discorso dell'empatia che genera fiducia. Assolutamente sì. Perché se tu usi parole di un certo tipo, non solo ottieni nella persona che le riceve un cambiamento dello stato emotivo, ma si apre al tuo intervento. Assolutamente sì, perché la persona si riconosce, cioè,
noi siamo abituati a pensare, soprattutto nell'ambito sanitario, che l'empatia sia una dote, cioè qualcosa che uno ha o che è in grado più o meno di attivare. E la realtà è alla portata di tutti, cioè tutti possono attivare l'empatia. Per farlo è necessario entrare in comunicazione con l'altra persona. E entrare in comunicazione, come dico sempre io e nel mio libro l'ho detto n volte, non è io parlo, tu ascolti. Cioè entrare in comunicazione significa letteralmente creare un ponte, creare una connessione. E quando crei una connessione parte la parola magica, emozione, che tecnicamente è muovere verso e da verso si rimuove verso di me, c'è uno scambio di emozioni. E in questo le parole, le giuste parole, sono la chiave per attivare le emozioni. Wow! Quando tu, anche banalmente, una delle cose che io dico sempre, le persone non sono pazienti. Le persone sono partecipanti, le persone devono essere rese partecipi nel loro percorso di guarigione, nel loro percorso terapeutico, cioè sono persone. Nell'ambito sanitario, cioè dove dare una considerazione, dare una spiegazione, rivolgere un'attenzione, uno sguardo, faccio un esempio banale, cioè tante volte tu hai n persone da seguire, quindi il tempo può essere contingentato, ma quell'investimento extra time che tu puoi fare verso una persona, che può essere semplicemente raccontargli quello che lui ha in una maniera positiva, innanzitutto la persona nel dubbio non muove n pensieri, quindi l'essere a chiarezza, a consapevolezza, e allo stesso tempo dice, oh cavoli, qualcuno ha dato attenzione a me, ha dato un dono a me, e quindi ne ha consapevolezza, e allo stesso tempo, mi permetto di dire, si attiva la responsabilità, cioè quel senso di risposta che ciascuno di noi, quando è reso partecipe, attiva. Wow, quindi empatia che genera fiducia, che genera desiderio di partecipare attivamente, esatto, al processo di guarigione, esatto, importantissimo. Esatto. Wow. E questo è una cosa che io ho cercato di trasmettere a tutti i colleghi con cui ho lavorato in questi mesi. Com'è andata, Pierluca? C'è stata una risposta, un feedback, diciamo, si direbbe tecnicamente positivo da parte dei tuoi colleghi? Sei riuscito a sensibilizzarli a questa importanza dell'uso delle parole responsabile, consapevole, curato? Credo di sì. Questo lo dirà il tempo e lo diranno loro. Io, come sempre, cerco di essere prima di tutto un insegnante silenzioso, cioè essere di esempio, fare le cose, far vedere i risultati, e sono certo che in tanti miei colleghi con cui è nata in questi due mesi una bella amicizia, sono certo che tanti di loro, un po' come anche il mantra del mio libro, sono diventati anche loro ambasciatori di benessere, loro portatori di benessere. Oggi, se mi permetti, voglio salutare Michele, che è un collega che mi è stato molto vicino in questi mesi, ce ne sono tanti. Cito Michele perché in questo momento lui è a casa ammalato col Covid, perché questo è un aspetto che fa parte del rischio del mestiere, però lui, io lo chiamo il grande guerriero, perché sia nelle forme, perché è una persona molto alta, sia nel modo di essere, è un grande guerriero. E lui, con lui c'è stato un grande scambio e un grande voler dare agli altri, un grande. Meraviglioso, è meravigliosa la tua testimonianza, Pierluca. Sono grata della tua partecipazione. Io sono grato a te per questa opportunità, perché portiamo, al di là delle storie, delle mie storie, delle storie di tanti, perché in questo momento di eroi, per fortuna mi viene da dire, ce ne sono tanti, cioè, appunto tutti i miei colleghi, ma tutti coloro i quali si sono attivati e si stanno attivando ancora in questa situazione. Io credo che questo scambio tra di noi stasera
è un'opportunità per vedere ancor più il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Assolutamente. Perché è troppo facile fermarsi alle cose che non funzionano. È impegnativo. Tu prima mi dicevi, come fai a mettere del positivo in ogni situazione? Ecco, mi hai come fai? Come fai? Cioè, tu prima me lo dicevi. Ecco. E come tutte le cose, io dico sempre una frase, perché quando io inizio a lavorare, quando io parlo con qualcuno, la prima cosa che mi dicono è difficile, Pierluca. Io dico, certo. Quante cose nella tua vita inizialmente erano difficili e fatte ripetutamente sono diventate semplici? Questa è, sembra una filastrocca, ma nella realtà è la cosa più semplice da fare. È vero, la prima volta davanti a qualcosa che non ha funzionato, davanti a qualcosa che non funziona o davanti a qualcosa che ci fa vedere tutto nero, mettersi a fare qualcosa che ci, anche solo come immaginazione, la tavolozza delle parole, ci faccia dire qualcosa di positivo, di luminoso, e cambia. Ti faccio un esempio su una parola. Io la parola dolore, che richiama cose non belle, la trasformo rapidamente in sensazione, perché di fatto quello è la risposta sensoriale rispetto a qualcosa, quindi è una sensazione, solo che nell'ascoltarla ti dà una luce, un'energia e un potere totalmente diverso dalla prima. Assolutamente. Concordo con te, Pierluca, ed era proprio questo. Guarda, mi sono ritrovata un po' di sere fa a parlare proprio di questa capacità che ciascuno di noi può sviluppare, come andare in palestra e prendere risultati subito. In realtà è una forma di autodisciplina, cioè significa abbracciare una visione. Anche se al momento ti sembra che sia tutto inutile, il farlo tutti i giorni, il prestare attenzione ai tuoi pensieri tutti i giorni, il prestare attenzione al tuo respiro quando anche tu dovessi sentire una notizia che non ti piace, provare dispiacere, quindi lasciarti andare al meccanismo, no? Alla parte del nostro cervello più primitiva, che è quella, come dicevi, automatica, che tenderebbe a vedere il brutto ovunque, per invece sostituire consapevolmente, perché è un paradosso, ma funzioniamo così. La bruttezza sì, la vediamo in modo facile, la bellezza dobbiamo allenarci a scorgerla. E allora, esatto, l'ultima domanda per te, Pierluca, in parte hai risposto, giusto per darle, diciamo così, una struttura, darle proprio un'ufficialità. La mia domanda per te è: come si fa nel concreto, secondo te, a sviluppare proprio questa attitudine a vedere il buono e il bello anche nelle circostanze più delicate, più impegnative, più sfidanti? Tu come hai fatto? Perché sicuramente sarai arrivato a questo risultato. Proprio nel quotidiano, in questi giorni, come ci sei riuscito? Io mi faccio delle domande. Ok. Perché credo che le domande per ciascuno di noi siano la chiave di apertura. Cioè quelle che ci aprono, l'estrazione. Io la prima domanda che mi faccio quando arriva qualcosa di non bello e dico, ok, cosa mi vuole insegnare questa situazione? Questa è la prima domanda che io mi faccio. Cosa mi vuole insegnare? E poi cosa devo cambiare di me in questa situazione? Perché l'altra cosa che ho imparato negli anni, nell'esperienza, anche nei confronti con tante persone, è che quando arrivano determinate situazioni, sono opportunità in realtà. È vero, non riusciamo in quel momento specifico a vederne il beneficio, perché siamo nel mood non positivo. L'esperienza, l'allenamento, che poi è diventato un'abitudine, mi ha portato a dire che quando poi, con forza, all'inizio quasi pensandoti che sei un po' pazzo, perché in quel momento dove è semplicissimo buttarsi giù, invece tu dici, ok,
cosa mi vuole insegnare questa situazione e soprattutto cosa devo fare di diverso, cosa devo cambiare rispetto a quello che facevo prima. Questo ti mette innanzitutto internamente in una modalità creativa e quindi il tuo cervello si attiva, si sforza di fare altro e quindi vai ad attivare una parte superiore, cioè la parte quella che pensa, la parte, la neocorteccia, che è anche la parte più lenta, che richiede più tempo per partire, per attivarsi e per darci poi quelle soddisfazioni che quando compiamo, cioè quando portiamo a compimento un risultato, ti fanno dire wow, il potere del wow. Questa è una cosa importante e volevo aggiungere rispetto a quello che tu dicevi prima, il fatto di dirsi delle parole positive non è semplicemente un dirsi delle parole positive. No, le parole, come dicevo prima, vanno a prendere pezzi della nostra vita. Pezzi della nostra vita che possono essere positivi, non positivi o addirittura importanti al punto tale che il cervello non li vuole andare a riprendere. Quando accade questo meccanismo, però, internamente a noi si muove della chimica, che può essere chimica positiva e chimica non positiva. E quello che dico a tutti, fate attenzione, che poi si crea una sorta di dipendenza alla chimica non positiva. Pertanto le persone che in un certo qual modo sono in un mood positivo, non positivo, e continuano, cioè quasi come se ne sentissero poi il bisogno di alimentare quel mood non positivo. Io invece dico, lavoriamo e creiamoci la dipendenza da mood positivo. Se notate, io anche per dire le cose non positive, non le uso. Ci metto davanti una roba che la neocorteccia ha inventato che si chiama il non. Nell'immagine che vi lascio però c'è sempre il positivo, anche se sto dicendo qualcosa di non positivo. Questa è una cosa che nel tempo ho affinato e che trasmetto anche attraverso il mio libro, cioè il potere delle parole. E vi assicuro che giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, io nel libro faccio fare un esercizio dove si parte da 5 parole al giorno che vado a ristrutturare. È naturale che nel momento in cui inizi 5 parole oggi, 5 parole domani, 5 parole dopodomani, capisci che giorno dopo giorno è un loop che si autoalimenta e diventa poi impossibile fermarsi alle parole non positive. Poi non posso dire che la mia vita è tutta un'esplosione di positività, ci sono anche i momenti non positivi e in quei momenti ricomincio da capo. Ti fai delle domande, Pierluca. Certo, le domande e il potere delle domande. Fantastico. Senti una cosa, ormai mancano 2 minuti alla chiusura della Buonanotte d'Eroe e io voglio chiederti un regalo. Già ci hai fatto un regalo immenso. Questa è proprio la ciliegina sulla torta. Accennavi a un aforisma, a una frase che riassume il contenuto di questo tuo libro, di cui poi metterò il link nella descrizione della diretta che sarà a disposizione in eterno per chiunque volesse rivedere questo video. Questo libro in un aforisma che noi possiamo metterci in tasca o conservare nel cuore un po', insomma, ognuno si fa l'immagine che preferisce per custodire questo gioiello e farne buon uso quando dovesse presentarsi una situazione poco, diciamo così, positiva o non desiderabilissima. Guarda, di getto ti dico, le parole sono semi che germogliano in noi e verso le persone su cui le lanciamo. Oh, quindi tanti fiori. Sì, se lanciamo tanti fiori, tanti semi di fiori, certamente germoglieranno semi di fiori. Perché questo è il nostro giardino incantato. Esatto. È il giardino degli eroi e qui siamo con plenilunio a prescindere dal meteo, c'è sempre un vento profondo a prescindere dal meteo, qui siamo proprio in una bulle incantata dove possiamo dirci qualsiasi cosa di buono, di bello, di apprezzabile, di costruttivo, di utile, di edificante e quindi la tua presenza qui è stata ed è un momento, insomma, così di cui faremo tesoro ancora in futuro. Sì. Io sono proprio contento.
questa esperienza, della tua grande opportunità di poterla condividere con voi. E la mia speranza è che adesso germogli in ciascuno di voi. Meraviglioso, sarà così. La voglia di pensare, di parlare e di costruire positività. Dipingere, a me piace più dipingere. Fantastico, eroi. Buonanotte a tutti voi, facciamo tesoro di queste parole, addormentiamoci sereni e domani è un altro giorno. A prestissimo. Grazie ancora Pierluca. Ciao Jasmine. A presto. Buonanotte a tutti.